Bentornati e bentrovati con questo torneo per il presimo di nuovo su Resident Evil Revelations. Mi piace cambiare il suono come dico il titolo ogni volta. Sono dimenticato che abbiamo fatto l'altra volta. Questo deve essere quello dell'altra volta. Almeno siamo qui. E con la Veltro? Sì, è quello dell'altra volta. Dritti all'infondo l'inferno. È un token di sicurezza. Significa che possiamo leggere i dati dell'aereo. Che è successo? Sì. Capo, saputo niente di Jill e Parker? L'indagine li ha portati in mare aperto. Ma abbiamo perso le tracce del... Qui Jackass, ho le coordinate della nave, le sto inviando. Sbagliata. Non è lontano. Sono Chris, ho ricevuto le coordinate. Non c'è. È la nave. Diavolo. E ci sono arrivati proprio subito. Sbagliato invece, perché sono due navi diverse. Episodio 6, gatto e il topo. Sì, lo sappiamo, abbiamo già iniziato l'episodio 6. Siamo tipo nel secondo o terzo capitolo. Ah, bene, iniziamo proprio. Come va? E l'acqua alla gola? Quando l'acqua arriva al culo, come si dice da noi. Fortuna che ancora mi ricordo sta parte. Qua però bisogna essere veloci. Allora, dovrebbe essere da queste parti. Eccolo là. Siamo ancora nella parte dove io... sapete qual è il problema? Ecco, non mi ricordo cosa dovevamo forzare. Porca boia. Aspetta che vado a riprendere aria. Ma poi scusate, c'avete la muta da sub. Ma le bombole che fine hanno fatto, di grazia? Cazzo sta quel bastone, mo? Dov'è il secondo bastone? Ecco qua. Veloce, veloce, veloce. Che ormai l'acqua non c'è più su. Che l'acqua, l'aria non c'è più su. Spam him! Voilà. E Jason Free. E Jason Free, scusa, non Jason Free. Bene. Secondo me era meglio che rimanere nell'acqua. Fidatevi. So che cosa mi aspetta adesso. Siamo ancora nel punto in cui ho giocato. Nessun problema, Cine. L'abbiamo scampata bella. Minchia. Vabbè, non ve lo sto neanche a dire che non mi ricordo come si gioca, no? Ah, è vero, abbiamo tolto. Torno indietro. La cosa mi dice che dovrò usare tanto il fucile a pompa. L'acqua continua a salire. No, l'acqua no. Tornate, abbassiamo una paratia nella sala di controllo. Sbagliato. Grazie Parker. No, fammi. Parker, si apre la porta alle signore. Maleducato. No, so cartucce e fucile a cecchino, non mi servono. Anche perché ne ho una marea. A parte che non sento. Questa è la porta dove stavamo. I pulsanti li sbaglio sempre. Posso ruotare, grazie. Allora. Ma siamo sullo stesso piano, no? Devo salire delle scale, credo. Ah no, eccole. Che sto a dire? Vanno qua. Come sto messa a cura? Io quella come ci arrivo? No! Sta merda non ti rialzare. Mamma mia che dito veloce. L'altro? Dov'è l'altro? Ma dov'è l'oggetto?
Ah. Potrei anche lasciarmela in effetti, sì. Come non detto. Sparagli. Parker. L'amor di tutto ciò che è sacro, no? Se tu gli spari, l'ammazzi, no? Che lo fermi e basta. Giuro che mangerò bastoncini di pesce pensando a voi, stronzi. Credo che posso prendere un altro colpo e basta. È davanti a te, Parker, per l'amor del cielo. Morto. Ok. È perché ho aumentato i danni, quindi dovrebbe shottarli. Mo, siccome con Chris e quell'altra sono usciti i mostri che esplodono, sicuramente adesso me ne spuntano anche a me. Perché la sfortuna non viaggia mai da sola, ma in coppia. La luce è tornata. Approfittiamo. Premi i pulsanti, tutti i pulsanti. Ok. Dovrebbe reggere per ora. Quindi siamo sulla nave che affonda, insomma. Il sistema di controllo. Lo sai fare? Intelligente la signora. Però là in cima sì. Forse l'antenna è fuori uso. È sul ponte d'osservazione. Forse si può riparare. Certo. Di certo la vista è ottima. Lo penso anche. Andiamo. È quello il nostro punto di interesse, la vista. Non sopravvive. Il ponte panoramico. Possiamo salire. Ponte panoramico. Dal salone. Ah sì. Allora, stordimento 1. Danno 2. Bene, bene. Cosa stai facendo a non fare cavolate? Potere di stordire il nemico. Io darei potere di stordire il nemico a questo. E metto paralisi a qua. No, ho sbagliato pulsante qua. Anche se non ho molte colpi. Beh, quanto farebbe senza questa? 120. Porta 8 colpi in meno a questa. Questa, mi ha visto la classica. Mi manca solo quel... come si chiama? Quella modifica là. Però... No, perché? Ha funzionato? L'acqua sta ancora... Tutto a posto, la paratia è chiusa. Dobbiamo solo aspettare. Mortacci vora. E se vi schivo, per esempio. Ciao belli. Astuto come una volta. Tanto non credo dovrebbero inseguirci. Ok, siamo di nuovo all'ascensore. Quella porta è sempre chiusa perché ci stanno le dannidissime. Pure questa sembra una porta che si può aprire, ma è chiusa. Sapete cosa non vorrei in questo gioco? Un Nemesis. Che però mi sa che è quella Rachel Nemesis. Chi non sa cos'è Nemesis è un gigantesco tizio con una un trench coat, un impermeabile spettacolo. Sulla Queen Semiramis. Che gli è successo agli occhi a Chris? L'ispezione Quinta ha scoperto che c'erano due navi. Non lo poteva scoprire prima dei partiti. Dovete essere sulla gemella della Queen Zenobia. Ah, scorchiato le dita. I Parker forse sono prigionieri su quella nave. Forse. Siete riusciti a localizzarla? No. No. Ho i miei uomini migliori sul campo. Quinta e quell'altro? Non è passato molto tempo, vero? Esatto. È possibile che fino a poche ore fa le navi fossero insieme. Controllate la zona, cercate bene. D'accordo. Però non ha senso, perché quando... Poche ore non credo, perché... credo... Da quant'è che siano dentro sta nave questi due? Ah, sono le ventole, stavo dicendo, che è sto rumore? Allora, dobbiamo tornare al salone. Bella domanda. Prendere il corridore di sinistra? No. Ok.
Cioè questo. Ya. Yeah. Credo di poter prendere sì e no un colpo. Che stai cercando? Ho sbagliato strada. Scusami. Quella però dove porta? Al cassero di poppa. L'unica appunto che ci chiede, ci dà è il cassero di poppa. Ah, è l'alloggio equipaggio, ok. Immagino che quello sia la cassa delle armi, sì. Beh, immagino ci siamo già andati, no? Siamo sicuri che è questa, sì. Oddio, sì, è vero, mo ci stanno gli schifi. Mm. Ricordate quelle uova maledette? Che dicevo nel solarium, io non voglio affrontare quelle cose adesso. Mamma che paura, Parker. Mi danno solo un po' tre, per il momento. Porca puttana, quanto sono grosse. Esplodi? L'ho uccisa? Ok, sono terribilmente deboli a le granate elettriche. Buona a sapersi. Hai idea di cosa voglia fare la Ben? No, non lo so. Parte farci correre di qua e di là come matti. E chi lo sa? Correre fa bene. Video non ho nessuna traccia di loro. Già, non mi piace. Arriviamo sul ponte panoramico. Continua a dire che secondo me tu sei involto in qualcosa. La posizione di Chris. È bello che loro sono andati a cercare Chris e Chris sta cercando loro. Praticamente gli sta a far giocare gatto e topo per davvero. Questa l'abbiamo già letto? Sono le loro uova, loro possono rigenerarsi da quelle. Non ti prego, non credo che ti abbia abbandonato. L'ho fatto per la mia famiglia, perché ora tu dimmi insensato. Ah, quindi parla di quelli schifi che abbiamo appena incontrato. Bene. Abbiamo detto il salone. Il salone dobbiamo tornare sopra. Perché ho la pressione che qualcosa apparirà prima o poi e ci pugnerà le spalle maledettamente. Ai 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 ai. Ai ai ai. Alfa di dei Power Rangers. Ai ai ai. Che cazzo è stato? Metta l'angolino. Hello? Is it me you looking for? Hello from the other side? Di qua, Jill. No. No, non ci vuoi entrare dentro l'ascensore, porta male. Si sta muovendo. Ora possiamo salire sul ponte panoramico. Mm-hmm. Io preparo a puntare. C'è qualcosa lassù. Credo sia Rachel. Che diavolo è? Sparali e basta. Ammazzalo. Non abbiamo tempo per le chiacchiere. Schifoso figlio di puttana. Beccati questo. Non ci volete. Ci farà scuola niente di più. Fortuna che due cartucce bastano. Dove cazzo esce? Eccolo. Si è dato? Non credo. Secondo me è tipo una madre di Jane. Arca miseria. Sto finendo i colpi. Parker, sto finendo i colpi. Cioè dove vuoi andare? Ma te ne vuoi andare? Mi sto finendo i colpi. Bene. Ma te ne vuoi andare? Ma santa... Oh!
fine di colpi. Siamo al sicuro. Non credo. Secondo me quella è Rachel trasformata ancora di più. Mi ci gioco quello che volete. Tranne persona. Okay. Andiamo qua. Ci siamo finalmente. Munizioni di notte, per cui non c'è niente da vedere. Perché? Guarda che bello il mare di notte. Uno spettacolo. Che figa sta zona. Mamma la roba. Mamma li turchi. Oh, perché mi puzza di boss battle. Sì, credo che ci stia seguendo. Vabbè, quando vuoi tu. Grazie Genesis. Il mostro pensa una cosa sola. Che diavolo è quella cosa? Non lo so. Ma qua. Ah, è possibile che sia vivo. Mo carica. Beccati questo, figlio di puttana. No! Eccolo che carica. Vabbè, ma io ragazzi, la schivata qui non serve a niente praticamente. Te lancio uno di queste. Frega niente, non me ne frega niente, ma m'ha mancato. Niente. Aspetta. Parker, levati dalle balle, devo aspettare che carica. La prende. Lo sapevo. E io poi mi curo ogni volta che mi prende. Non ho un fucile da cecchino, quello è il mio problema. Ok. Vi giuro che non ricordo di aver affrontato sto boss. Alzati, mamma mia. Sbagliato. Non devo schivare dal lato dove arriva, ma dal lato da dove non c'ha la... qualsiasi cosa sia. Vediamo se la mia teoria funziona. Non funziona. No, non me ne frega, non te curo. Aspetta. Perché non possiamo andarcene e basta? Credo sia quello il suo punto debole. Ma va, è corazzato. I'm dead. No, ok. Nel dubbio ragazzi, ho dovuto curarlo. Beh, i capelli sono neri, non so biondi o rossi come quell'altro. È un gigantesco cirripede. Non puoi? Pistola. Te lo puoi scordare che io ci vada davanti a quelli a fare. Morto? Oh, thank God. Gran pezzo di merda rompipalle. Che sarà? Non è morto. L'antenna è su in alto. Fermate un attimo. Si è diviso o sbaglio? Oh, non è un buon segno. Mi dà tre pezzi diversi. Non è un buon segno. Che posso continuare a scannerizzarlo? Ok, scansione completata. Non è un buon segno che mi segni tre parti diversi. Forse col fucile a cecchino avrei fatto più danni, davvero? Infatti, vedi, mi hanno dato anche il portafucile. Qui non ci possiamo andare. C'avevo tante cure, l'ho dovuto usare tante. Troppe.
E niente, siamo nella merda più totale. Niente granate, niente colpi. Sembra di aver già visto sta scena. Allora, cos'è questo? Scheda della Veltro. Possiamo aprire tutte le porte con lo scanner. C'è anche una cassaforte da aprire. No, siamo arrivati dove non sono arrivato io, ragazzi. Questa è roba nuova. Ok. Ok, ok, questa è roba nuova. È bello tornare a respirare un po' d'aria fresca. Su questa nave abbiamo trovato più di quanto pensassimo. Già, abbiamo dovuto difenderci con le unghie e coi denti. Ed è più grande all'interno. Ci riposeremo un come po' il TARDIS. Aver contattato il QG. Non credo. Meno che non rimani lì appesa. Controllerò il cablaggio dell'antenna. Il cablaggio? E pure elettrotecnica. Ammazza quante cose hai fatto, signora. Bella e intelligente. Ok. Quindi le cose da accendere sono queste. Ok, questi due si connettono, d'accordo. Così no? È una... Ok, se mi metto lì, non c'è lui. Quindi quello e quello devono star là. Quello e quello devono star là. Aspetta un attimo. Ah, ok. Era abbastanza semplice. Così dovrebbe andare. Ora faccio una prova. Spero che funzioni. Prego che funzioni. Qui Vermilion. Vermilion. Mi ricevete? Qui O'Brien. State bene? Ci siamo. Oddio, come si sono... Qui è scoppiato un casino della malora. Lo so, era una trappola e ci siamo cascati in pieno. Come lo sa? Sono io lì, dottore della trappola. Che significa una trappola? Capo, che diavolo succede? Che c'è, capo? Dica qualcosa. Aspetta, ho una chiamata d'emergenza. No, aspetti! Direttore O'Brien, abbiamo ricevuto una chiamata dalla ES. Jessica. Riportano movimenti satellitari. La European Security Force. Prosegui. Sì, signore. Pare che... Ah, non è Jessica. L'energia solare di Terra Grigia sia stato riattivato. Come? Quel cannone solare si è attivato. Siamo già in ballo. Oddio, uccidono tutti quelli della cosa? Del centro con... Digli che andasse. Ha trovato la Queen Zenobia. Porco Giuda, era O'Brien! Non sei cambiato di una virgola. Parker! QG! Che succede? Si sta per scatenare l'inferno. La matrice ad energia solare è attivata. Puntano ai nascondigli Veltro camuffati da incrociatori nel Mediterraneo. I satelliti che hanno distrutto Terra Grigia. Sono sopra di noi. Non possono ignorare l'ultimatum di distruggere questa nave. Capo, tirateci fuori! E come fa? Mi dispiace. Non posso autorizzare l'azione. Ma vai a cagare, O'Brien! Li condanni a morte! Io lo sapevo che finiva un episodio là. Lo sapevo io. Aia. Non so neanche come chiamarlo quel boss. Fuori di qui. Capitolo trofeo. Sì, infatti sì, ti avevo detto, qua non ci sono mai arrivato. Erano due capitoli episodio. Ancora devo capire sta modalità raid che cavolo sia. Vabbè, sta salvando in automatico. Avanti. Te posso dire, andiamo avanti. Andiamo finché possiamo. Negli episodi precedenti di Resident Evil. Cioè, quindi l'ha condannati a morte. Ah, siamo sulla Queen Semiramis. Semiramis. Ah, diavolo.
può riparare. State bene? Era un insieme di crostacei quel coso. Si sta per scatenare l'inferno. La matrice ad energia solare è attivata. I satelliti che hanno distrutto Terra Grigia. Capo! Il satellite! Non posso accettare. Mi dispiace. Non posso autorizzare l'azione. E quindi li lasci crepare? Ma no, dai, Jill deve sopravvivere. Possa anche starci Parker. Ma Jill... La regia Solis. No, regna Solis vuol dire solo regno del sole. Regia regia non mi ricordo che significava in latino. Mi sa... Che si sta muovendo di lato con la nave? Signore, che diavolo succede? Che vi siete abbandonati a voi stessi. Ecco che succede. Siete nella merda. Tempo scaduto, temo. Un'operazione di soccorso è impossibile. Chris sta viaggiando per mare. Non arriverà in tempo. Lo dici tu. Chris, sta bene. Non c'è tempo per le spiegazioni. Farò il possibile per fermare l'attacco. Chiudo. Merda. Questo è il giorno peggiore della mia vita. E benvenuto nel mio mondo. Qui Jackass, il capo mi ha aggiornato sulla situazione. C'è solo una cosa che potete fare. Confondere il sistema di puntamento del satellite. Come? Come diavolo facciamo? Conosco quella nave come le mie tasche. Troverò una soluzione. Per ora tornate dentro, mi farò risentire presto. È un diario. Diario dell'agente Veltro 1. Siamo finalmente a Jack Norman. Quindi il capo che era prima dell'FBC, che è dell'FBC, è il padre, il comandante di questi, della Veltro, della cosa terroristica. È stata segnata come di abbordare la Queen Zenobia per la nostra missione. Bernard Corti. Diffonderà il virus via terra. La visione di Cosenza, bla 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 bla. Credo che il mostro che abbiamo ucciso sia in realtà quel... È sparito il corpo. È sparito il corpo. Ragazzi, è sparito il corpo. Un altro corpo che è sparito. Perché scompaiono i corpi? Allora, abbiamo quella scheda che possiamo probabilmente aprire. Le robe che non possiamo aprire. Ad esempio, adesso sono scomparso. Eccole! Le cabine inferiori. Il ponte di prua. Ponte laterale, niente, giusto? Montacarichi, la stiva, l'area di sentina. Allora, eh no, dobbiamo entrare dentro da qua, perché l'altro ascensore probabilmente è rotto. Infatti c'erano due ascensori, se non sbaglio, nel salone. E io non so che fare adesso. Mi piacerebbe andare a esplorare, ma se mi dà un timer, tipo, che faccio? Mi attacco. Ti prego, niente mostro che mi attacca. No, non può essere. Due volte. Si è fermato. Due volte di fila? No, no, non l'accetto. Stavolta non l'accetto. Stavolta il volto è completo. So cosa dovete fare. Userete l'APR. L'APR? C'è un drone su questa nave. Già, la Veltro l'ha usata l'anno scorso per i suoi attacchi. Ah beh. È in un container sul ponte di prua. L'APR lancia delle pagliette antiradar che mandano in tilt il sistema di puntamento del satellite. Ok. Allora andremo subito sul ponte di prua. Dove volevo andare? Qui, Quint, chiudo. Allora, un attimo, voglio controllare qui. No, ci abbiamo davvero la fretta. Ci abbiamo veramente la fretta. Il solarium. No, 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 no. A meno che... È una pessima idea questa, ragazzi. Non fatela. Sono io curioso di vedere una cosa. Con tutta l'acqua che è uscita l'altra volta, si sarà liberato la piscina? Non credo. È che c'è stavano una marea di uova.
Presto, Jill, il drone è sul ponte di prua. Ah, ma morirono con due colpi sti cosi. Ma perché? Ogni volta mi devo spaventare. E niente, qua non si è liberato niente. Ah no, sì. Uno zombie sul mare. Perché? Perché sta attraversando questo? Cos'è? Munizione. Come? Ragazzi, c'è la Magnum. Ragazzi, c'è la Magnum. Ragazzi, la Magnum è l'arma più potente di tutto il gioco, di tutti gli Resident Evil. Non sale più su. Ok. Ragazzi, c'è la Magnum. Ok. Ok, ok, ok. Illegali, che vuol dire? Escape. E la Madonna. No, qua mi stanno a preparare un boss. No, raga. No, ragazzi, non ce la faccio un boss. Due boss di fila in un video. A meno che questo non sia solo roba per farmi riprendere. Credo di sì. Sì, è solo roba per farmi recuperare un po' di munizioni e cose così. Anche perché non potevamo andarci prima qua, perché c'era il veleno. Ah, stavo a dire, mo fa il salto triplo e si butta. Buono, buono. Non è che mi posso buttare per davvero. Davvero? Ah no, nell'acqua. Cioè, speravo. Ho detto, mo fa il triplo salto mortale, carpiato. No, 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 no. That way. Dov'è la scaletta? Eccola qua. No, Jill. Fare gesti inconsulti, grazie. Parker, levati. Tanto animati, dai. Tanto ormai sono abituato alle sorprese. Ma è possibile che non li posso uccidere prima? Cioè, fammeli uccidere prima, scusa. Stanno appesi, so che sono mostri, fammeli uccidere, no? Che so, dammi un punto debole che se sparo al sparo due colpi là prima che se reagisce e l'ammazzo. Vabbè, abbiamo risolto la nostra situazione di colpi, quindi. No, in realtà ce l'avevamo un poco prima. Dopo il boss abbiamo raccolto un pochino di cose. Però, meglio che non averne proprio del tutto, quindi. Dobbiamo scendere. Giusto, queste scale portavano giù. Veloce quelle chiappette. Ok. Ok, ok. Ponte di prua era... Non ricordo. Ponte di prua, ponte di prua, ponte di prua. Ponte di prua. Da dove siamo noi? Da dove siamo noi? Di qua? No? Perché non c'ho le mappe di tutto. Ad esempio, ci sono delle zone che non mi dice cosa sarà la comunicazione. No, 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 sarà la comunicazione di emergenza. È giù. Dobbiamo scendere. È sotto, qua sotto, qua sotto. Sì, capisco. Farò il possibile per fermare la regia. Devo andare. Oh, aspetta, 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 ci abbiamo. Volete vivere o morire con la Veltro? Andate sul ponte di prua. Ma perché? È possibile qui. Che? Come faceva a sapere cosa volessimo fare? Perché lavora per la Veltro? Caricatone lungo, ok. Colpo carica. Scusami. Puoi ricaricare il colpo tenendo premuto il pulsante di sparo. E di grazia, cosa mi comporterebbe ciò?
Ah, non posso mettere caricatore lungo. Quanto c'è perdo? Di 16. Mettiamolo, al massimo togliamolo poi. Non posso mettere due tipi di danno uguali. Togliamo lo stordimento. O il ratio di fuoco. Quanto è il ratio di fuoco? 74. No vabbè, tanto ci dà un colpo in più, non ci serve. Se fossero un tot di colpi in più. Mi spiace per la compagna tua. Andate sul ponte di prua. Io continuo a capire. Non è possibile qui. Sì, sei decisamente uno di loro. Sei l'agente che ha lasciato il diario là sopra. Ti prego non un boss. Ti prego non un boss. Ti prego non un boss. Basta, boss. C'è di... T'ammazzo. Userò le esche se nel caso di problemi. Quanto ci mette? Presto Jill, il drone è sul ponte di prua. Ho capito, tu sai la maniera per andarci veloce sul ponte di prua? Io no. Perché io non lo so dove sta il ponte di prua. Sembra uno che sa le cose. Ah no, se seguiamo questa strada andiamo dritti per dritti al ponte di prua. Perfetto. La prima cosa è non deve rispuntare quello con la motosega. Adesso che l'ho detto riaspunterà. Chi è che ha ucciso tutti questi? Cosa cazzo era? Non lo voglio sapere. A sta botta non lo voglio sapere. Non me ne frega niente. Se si avvicina gli sparo. Ha buttato giù la porta chiusa. No. Oddio, sono gli Hunter! Questi cosi sono resistentissimi! Lascia sta, Parker! Uso una esca e ce ne andiamo! Quei cosi sono troppo resistenti! Vabbè! Vostra madre. Chiunque abbia inventato il virus. Che situation di merda. Ponte. Ma era lì che dovevo andare. Sì. Dov'è il drone? Parker, sei invisibile. Cazzo. Come non... Ah, su munizioni e fucile precisione. Passa la mitraglietta. C'era una cassaforte. Figurati. Figurarsi. Se era qui. Si è aperta una porta. Beh! Ma che fa? Ma ignora... Porca puttana! Muoversi! Me ne frega niente, muoversi! Levati dalle palle! Muoversi! Catroia! No, sono morto! Sono morto! Che Parker non sta facendo un cazzo praticamente. Ok, sono deboli. Mori. Dov'è la cassa? C'era una cassa lì. Porca Eva che... Eccola. Arrivano. Un po' di quiete finalmente. Ah ok, quindi dovevo uccidere per forza tutti. E come di grazia... Tira!
laggiù. Minchia. Ma è enorme sto drone. FBC. Le una del mattino. Santo Dio, il caffè sì. O'Brien. Clive? Che cosa vorrà la BSA da me? Ah, quanto tempo è passato? Un anno intero? Mi dispiace deluderla, ma è troppo tardi. Non si possono fermare così? Beh, continueremo il prossimo video, che per ragazzi, vi ricordo che cliccate sul video, come state sotto i miei canali, ci vediamo più sempre ragazzi, vi ricordo che con Gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye. Gesù, sono rimasto un attimo frastornato dagli eventi.